Ciao a tutti ragazzi e ben ritornati su Overwatch. Oggi è finalmente arrivato il nuovo eroe Orisa e noi abbiamo da parte un paio di box da aprire. A posto per cercare lei? Io me ne sono tenuti giusto un paio. Non li ho aperti giusto per aspettare lei, quindi oggi li spacchettiamo tutte e speriamo di trovare una decente. Eccoci qui, abbiamo solo 25 forzieri, direi che sono pochi, nonostante, cioè, parlando che io non ne compro di forzieri, quindi sono da un bel po', sono salito di livello e questi non li uso mai, ma ce li usiamo. Vediamo di trovare un'Orisa decente, si spera. Perché, allora, Orisa, io adesso non l'ho ancora potuto provare in Ranked perché non è possibile appunto utilizzarla, non ho capito il perché sinceramente, ma sarà per non farla utilizzare troppo ora che è disponibile. Prima provarla. Oh, già una leggendaria di Ana. In uso? Ah, ti dice anche quella che in uso. Questa qui è nuova, mi sa. Ok. Beh, già una leggendaria carina, perché ci sta. Stavo dicendo che ovviamente vogliono che tu usi Orisa in... la Madonna, ma non la posso dire che mi escono due leggendarie così. La cazzo de cane, all'inizio. L'esploratore, dai. È già quella che... è meglio di quella che ho adesso. Beh, è identica praticamente in realtà. Quindi non cambia un granché, ma vabbè, dai. Ci sta. Vogliono che tu utilizzi Orisa nelle quick play. Io per ora l'ho usata solo negli addestramenti, quello con i robot e il cacchio, e ho notato che ha i proiettili veramente veramente lenti. Non è facile mirare con lei. Sono abbastanza abituato con Zegnatta per i proiettili lenti, ma lei è proprio una mitragliatrice, fa abbastanza danni se riesce a colpire, ma quando sei già a una media distanza penso che la sua efficacia vada già a ridursi molto. Cioè, è buona da media distanza, ma poi così e così dopo, cioè iniziare a lontano. All'inizio pensavo, bella questa, pensavo fosse perfetta questo eroe per andare contro una Fara che... e Mercy, di conseguenza quella coppia lì ultimamente rompe molto il cavolo, e pensando che aveva dei colpi da lontano molto buoni ho detto ma sì, magari può andare, e invece la lentezza del proiettile rende penso molto difficile colpirle. Cioè non è come un McCree che un colpo arriva praticamente perfetto, però di certo puoi disturbare, quello sì. Cioè, con un po' di esperienza, un po' di previsione, riesci comunque a colpirlo. La stessa cosa che devi fare con Hanzo, in realtà, cioè il colpo lo devi vedere dove andrà l'avversario, non puoi sparare solo a caso, certo. Anche così lo colpirai, molto probabilmente, prima o poi. E fa tanti danni in confronto alla nuova Orisa, ma vedremo. Non penso che sarà comunque un personaggio che utilizzerò molto io, perché già con i tank mi trovo male. Winston l'ho usata. Io devo ricordarmi che qua ce ne sono 4. Cioè Winston lo uso, ma è proprio l'unico tank che riesco a usare bene. Sì, gli altri li posso utilizzare. Parte Zarya, che quella lì proprio non mi viene spontaneo. Wow, cioè, solo soldi qui mi sono usciti. Ma cioè, anche se li utilizzo quei tank, so che non faccio bene la differenza. Se invece con i support riesco a giocare bene, e in fase critica magari riesco a tirarti fuori quella cosa che serve, con i tank non riesco a fare la stessa cosa. Cosa che i tank e i support devono fare, cioè un tank bravo e un support bravo devono, in momenti di bisogno, quando i tuoi DPS sono già morti, quando un paio dei tuoi sono già morti, devono far la differenza.
perché io non c'ho neanche una? Cioè, io mi dimentico di utilizzarle queste. Intanto sto vedendo che siamo 1875 di denaro. Non è male, cioè. Così così, cioè, me li risparmio per un nuovo evento? Non lo so. Potrei anche comprarmi una nuova skin di Orisa, visto che non esce. Neanche mezza non sta uscendo. Possibile che non escano? Possibile che non è possibile trovarle? Dai, cioè, veramente? O sono sfigato, o probabilmente c'è qualcosa che lo blocca, non lo so. O non le ho viste, Potrebbe essere anche che non ne ho vista mezza. Beh, cioè, abbiamo aperto 20 forzieri, 20 forzieri. A parte le due prime leggendarie, così a caso, non ho trovato quasi praticamente nulla. Dai, almeno una leggendaria. Fammi contento, dai, fammi felice. Invece mi dà continuamente soldi su soldi, tutte doppioni. Oh mamma mia. Oh, eccola qua la leggendaria che sono i soldi. Tutti i soldi mi sta dando. Mi dice, va che ti conviene comprartele le cose. Guarda, guarda, c'è solo l'audio di Tracer è nuova. E dire che io non ho così tanta roba, in realtà. Cioè, mi ho davvero tanto. Oh, vedi che esce qualcosa di Orisa. Qui è divieto di sosta. Va bene. Va bene. Va bene, va bene. È uscita una cosa di Orisa. Mi è perso. Mi è perso. Adesso andiamo a vedere se è vero. E dire che è uscita solo una cosa. Sì, è vero. Ma cazzo è possibile che ne è uscita solo una? Ma dai! Ma che cazzo di sfiga! Ho iniziato questo. Cioè, mi sono tenuto da parte 25 box per trovare qualcosa di Orisa. 25! Cioè, non sono pochi, porca di quella puttana! Ai ai ai, cos'è sta roba? Vabbè. Ma dai! Ci resto male! 25 box e mi trovi un audio, non una. Cioè, un audio mai trova, ma stai scherzando? Perché l'ho messa? A parte che non lo userò mai. Cioè, io posso mettere chiunque, ma la Zarya non la utilizzerò. Tracer, guardate che roba, sì. Sì, guardate che roba. Allora, caro Torbjorn, poco fa ho giocato con uno che utilizzava Torbjorn in Anubi in attacco. Madonna santa. Ci sono cose che ti fanno piangere anche a livelli master, purtroppo. C'è gente che vuole provare cose diverse, ma un Torbjorn in attacco, che avevamo 6 minuti per conquistare la zona, non ci siamo riusciti. Poi si è cambiato il Reaper, ha fatto una strage, ma pesaci prima magari. Magari. Vabbè. Che sei spento, non lo so, Bastian, che hai fatto? Vabbè, qua l'uccellino. L'uccellino, uccellino. Io. Gigi. Gigi. Oh mamma mia, che brutta. Oh mamma mia, che brutta. Genji, oh mamma, un altro che uso tantissimo, mi dicono. Noi ti mettiamo perché intanto prima o poi da qualche parte convinto, sì stai convinto, Anzo, non ti utilizzo neanche a te, Anzo, proprio, cioè no, proprio non è solo Anzo, ma proprio i cecchini sono praticamente impossibili da poter utilizzare. Ok. Oh, caro Lucio, ma perché tu non hai una skin? Mi sembra strano. Ma io con te non avevo una skin. Davvero ti ho messo quella? Perché ultimamente ti sto utilizzando, ma no. Ma siete stronzi. Ah no, è qua. Ma io ce l'avevo allora. Ce l'avevo la Selesao. Perché non me? Boh, vabbè. Non lo so. Quando l'ho cambiata? Ma teniamo la Selesao, dicevo
che me l'avevano tolta. No, invece no. Io sono quello veloce e tu quello morto. Ok, McCree. Tu sei quello veloce a sbagliar mira. Bello questo comunque. It's time. Perché da noi non è così un meme? Beh, in realtà abbastanza. Però viene più in inglese che in italiano. Cara Mercy, anche te ultimamente ti utilizzo più per necessità, perché gli altri no. Ovviamente quando mai fanno l'healer l'altri. Ehi 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 ehi. Soprattutto quando mai li fanno bene, perché... Prima o poi mi renderanno disponibile, ma ce l'ho sempre con la borsetta. Ma noi la prendiamo. Era scritto in spagnolo. Ho letto male? Non lo so. Orisa, mi spiace, non ne ho trovata mezza, dite. E mi dice che c'è una nuova cosa, ma non è vero. Vabbè, direi che per questo video è tutto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi! Niente Orisa per noi. Grazie per aver seguito il video. Se vi è piaciuto, vi ricordo di lasciare un mi piace e di condividere. Inoltre, se non siete ancora iscritti, vi ricordo di iscrivervi qui sotto. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!